Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di In Cucina con Livia. Oggi cucinerò dei fagioli buoni in culo. E quindi seguite i miei tutorial. Tutto ciò di cui avremo bisogno è fagioli, olio, cipolla, peperoncino e un salame. Prendete un tagliere e tagliate un po' di cipolla. In questo modo. Oddio, via la pancia. Stanno a bruciare tutti gli occhi. Però comunque dovreste tagliare i pezzettini più piccoli, però non ci riesco. Cioè, se riuscite, fateli anche più piccoli. E vabbè, li mettete da parte. Poi via il salame e fate sempre dei piccoli pezzetti. In questo modo. Ora devo scolare i fagioli, quindi li apro. Quanto fanno schifo questi così. Più scolato. E li scolo bene. Mo' pio una padella e ci metto un po' d'olio. Tipo così. E accendo il fuoco e aspetto che tipo l'olio si riscaldi un pochino. Quando l'olio si è riscaldato un po' aggiungiamo le cipolle. Poi prendiamo un utensile e giri un po'. Ah, una regola molto importante è mai cucinare a torso nudo, come dicono nei fantagenitori, perché vi assicuro non fa bene per niente. Così. Quando è da un po' che friggono un po', ci aggiungete il salame. In questo modo. Quando vedete che la cipolla più o meno sta diventando tipo giallina, vuol dire che ci siamo quasi. Quando vedete che è diventato più o meno così, è il momento dei fagioli. Bisogna sciacquarli bene prima, perché sennò succede questo. Però manteniamo la calma. Guardate che buoni! Ok, ora ci aggiungiamo un po' il peperoncino e giriamo, e anche il sale. Assaggiamo. Buono! Questo è il risultato, vi assicuro che sono proprio buoni e niente. Ciao!